Una insolita, perché abbastanza straordinaria figura di uomo, intellettuale, filosofo, umanista, antropologo, ricercatore, anche psichiatra in qualche modo, ha dato una chiave abbastanza importante, secondo me, e in un certo senso originale, per capire alcuni aspetti anche della modernità o per inquadrare anche certi fenomeni. Di questo filosofo si parla anche in radio in questi giorni, perché l'anno in cui stiamo vivendo corrisponde al cinquantenario della sua morte. È morto nel 1965. Si tratta di Ernesto De Martino. Cosa volevo citare? Insomma, non sono la persona più adatta per fare il punto su questa figura intellettuale. Però volevo citare qual è un punto, secondo me, centrale della sua riflessione, della sua visione dell'uomo, che ci può essere utile anche per comprendere certi fenomeni che caratterizzano il nostro tempo e su cosa forse è anche opportuno concentrarsi, insomma. Da dove partire per un approccio che permetta una miglior comprensione del reale. Si coglie come l'io sia il motivo centrale della sua ricerca e la necessità da parte dell'io di ricreare continuamente se stesso e l'ambiente che trova intorno a sé, per non essere da questo travolto. Insomma, l'io non è un'entità data una volta per sempre, un'entità stabile, fissa, unificante di tutta la complessità del reale, ma l'io stesso è un qualcosa che non esiste in maniera definitiva, prestabilita, stabile. È un qualcosa che si deve continuamente formare, in continua evoluzione, in continuo divenire, formando se stesso con la sua presenza nel mondo, evidentemente crea anche il mondo che gli sta attorno. Come entità fragile, però, rischia anche di divenire travolto da qualsiasi mutamento che possa irrompere nella sua vita e quindi modificare la rappresentazione stessa del mondo che l'io si fa. E quindi come questo equilibrio possa essere facilmente alterato, turbato, se questo io non è capace, non possiede un'energia tale da ricomporre continuamente se stesso e il mondo, l'immagine del mondo che si crea, ma che poi fa mondo, costruisce lo stesso mondo. Quindi un elemento di crisi che ci riguarda, insomma, che determina, insomma, questa difficoltà, insomma, dell'io di trovare un rapporto equilibrato con il mondo e quindi di crearsi in continuazione, deriva dal fatto che le ideologie sulle quali si fondava la rappresentazione del mondo, la visione, e quindi anche una stabilità, una certa stabilità del mondo stesso, insomma, le leggi che lo governavano erano abbastanza costanti nel divenire, queste ideologie sono crollate e sono crollate soprattutto negli ultimi anni perché forse erano fondate su modelli di noi stessi deboli, che non riuscivano poi a spiegare tutti i fenomeni complessi a cui stiamo assistendo soprattutto negli ultimi anni. Se in qualche modo vogliamo provare ad uscire da questa crisi di identità, di valori, dobbiamo ricominciare dall'uomo. Questo uomo che non c'è, perché non ha una sua natura appunto stabile, definita, precisa, un pensiero capace di organizzare in maniera stabile e definitiva l'esistente. L'essere è un costruirsi,
continuamente, continuo dell'essere stesso. Quindi è un qualcosa di diverso che possiamo cogliere di momento in momento. E questa costruzione richiede anche una certa energia, un certo dispendio di forze, una volontà, insomma, una capacità di resistere, di reggere un processo che mette continuamente in discussione, in crisi, l'io stesso, e all'interno del quale questo io si deve continuamente rigenerare. E questa rigenerazione poi determina anche la rappresentazione del mondo che l'io si fa e quindi la presenza dell'uomo attraverso il suo fare, il suo costruire mondo nella sua attraverso il suo esserci. Questo deve tenere conto anche con i limiti della conoscenza, quindi con la consapevolezza che l'uomo padroneggia ancora scarsi strumenti per una conoscenza completa e definitiva del mondo. E quindi la necessità di uscire, di mettere insieme tutte le scienze dell'uomo, tutti gli strumenti di conoscenza, tutte le scienze che sono scienze per l'uomo nel senso che permettono di dargli maggiori strumenti di comprensione e di definizione. Dio stesso non è più capace di spiegare tutto il mondo, non fa più mondo da sé. Quindi, come dire, questo mondo si sta evolvendo, l'uomo deve essere capace di comprenderlo, perché se non comprende il mondo, non è in grado di definire se stesso, il suo ruolo. Rischia di venir meno la sua presenza, rischia di esserci una crisi della presenza dell'uomo stesso nel mondo. Tende a ritirarsi, a venir meno in questo processo continuo di divenire che appunto richiede una forza, un'energia. E ovviamente se cambia la concezione dell'io, cambia anche la concezione di conseguenza del mondo stesso. C'è una critica che De Martino fa al materialismo storico marxiano ed è quella che probabilmente i bisogni fondamentali dell'uomo che devono essere soddisfatti, secondo l'analisi marxista, non sono sufficienti, cioè mangiare, vestirsi, la soddisfazione dei bisogni fondamentali, mangiare, vestirsi, abitare, insomma, non è sufficiente all'io stesso. La premessa è quella che perché l'uomo possa trarre beneficio, quindi possa godere dal soddisfacimento dei propri bisogni fondamentali, è necessario prima di tutto che l'uomo sappia di essere un uomo, perché non è dato che in tutte le situazioni l'io sia un qualcosa di certo, sia un qualcosa di dato una volta per tutte. Vediamo che in alcune condizioni, per esempio, ciò non avviene. Non avviene, per esempio, in certe malattie gravi, oppure altri fenomeni come certi suicidi di massa che hanno caratterizzato poi gli ultimi decenni del secolo scorso, specialmente in certe regioni dell'America, anche del Sud, si sono manifestati dei bisogni talmente forti da superare le stesse scelte di sopravvivenza. Cos'è la presenza? Perché si parla di crisi della presenza? C'è in questo appunto l'idea dell'io, di un io che è una continua costruzione e che si realizza, che si deve realizzare continuamente, che non è mai dato e che si deve realizzare continuamente attraverso un processo che richiede adattamento e quindi fatica, energia, sofferenza. E in questo processo si possono essere delle condizioni in cui non si regge alla fatica, in cui ad un certo punto si rinuncia e quindi l'io si ritira, non è più in grado di definirsi, di ritrovarsi in un mondo soprattutto che evolve, cambia continuamente e che crea una situazione di spaesamento. Non si trovano più i fili che riconducono a questa unità.
L'io non è più colui che costruisce e comprende quello che lo circonda, che lo determina in qualche modo e quindi trova il suo ruolo, la sua posizione nel mondo. Ma in questo processo si sente escluso, si sente estraneo. Ci sono dei bisogni che non vengono più soddisfatti, nei confronti dei quali si determinano certe patologie che sono legate al venir meno di quella energia necessaria alla continua costruzione del sé, dell'io. Ecco allora, per esempio, una spiegazione al fenomeno delle sette, questo fenomeno particolarmente presente in America, no? La setta corrisponde in qualche modo a questo bisogno di sicurezza, a questo bisogno di avere un mondo comprensibile attorno a sé. La setta rappresenta una struttura organizzata, spesso dietro un'idea abbastanza semplice e anche stabile, nella quale ci si isola, nella quale l'io si trova rassicurato. Il capo della setta ridefinisce il mondo a modo suo, rappresenta come il capobranco nel branco, nel mondo animale. All'interno della setta è vero non ciò che è vero, ma ciò che il capo definisce come vero e decide che sia vero. Così il profeta ridefinisce il mondo, blocca in qualche modo le crisi della presenza perché Dio si trova all'interno di un mondo circoscritto, ma quello è il mondo vero per lui e in questo mondo si sente protetto. E se noi chiediamo agli aderenti di una setta cosa in realtà hanno trovato nella loro appartenenza, nel loro modo di essere parte di questa setta, la risposta che più spesso viene data è che questi appartenenti in questa setta hanno trovato la pace, perché c'è bisogno di vivere in un mondo che ci dia un minimo di tranquillità, di sicurezza, quindi un mondo che sia comprensibile, che sia chiaro, cosa che non è più presente, che non è più possibile, che diventa difficile nel mondo attuale. Quindi condizioni in cui l'io, la costruzione dell'io traballa. Assistiamo a un deperimento fisico e mentale dell'io stesso che si ritira da questo processo attivo di costruzione di sé e del mondo. In queste situazioni, per esempio quando c'è la perdita del leader di questa setta, queste condizioni ripropongono al gruppo una crisi, insomma, viene meno quel mondo che gli dà sicurezza, quel mondo parziale, protetto, che gli dà sicurezza. A questo punto è preferibile la morte. E così si possono spiegare anche certi fenomeni, una certa logica paradossale che riguarda il suicidio individuale o il suicidio di massa, come è avvenuto in certi momenti e come a volte avviene ancora. Questa allora, insomma, mi sembra un'idea abbastanza forte, mi limito a questa, che ci dà una chiave, seppure è una chiave costruita in tempi ancora non così di rapidi mutamenti. Siamo ai primi anni 50 o nei immediati anni successivi, ma una chiave che può permetterci di comprendere anche fenomeni più nuovi, fenomeni più moderni, caratterizzati soprattutto da questa rapidità, da questa evoluzione, da questa modificazione dei modi, da questi cambiamenti così rapidi e così difficilmente comprensibili, insomma, che si prestano a tante interpretazioni diverse, all'interno dei quali l'io spesso si spaesa, non riesce più a ridefinirsi, non riesce più a stabilire la propria presenza nel mondo e si
si sente incapace di fare mondo, perde questa energia che gli permette di ridefinirsi continuamente e quindi si ritira. Questo ritirarsi conseguono poi delle patologie anche importanti, dei comportamenti che spesso sembrano inspiegati, non inspiegabili, ma che non riusciamo a, poi a capire, a inquadrare bene. Un elemento da tenere presente, secondo me, è che De Martino, attraverso la sua riflessione, ci ha donato.